Allora, buon mattino a tutte e a tutti, grazie di essere qui. Allora, perché sono qui? Vabbè, io due cose velocissime, l'avete magari letto, insomma, io mi occupo di teatro d'ombre, di regia, ho fatto il musicista, ho fatto il cantante, ho fatto tante cose, troppe, ho anche fondato una scuola di scrittura, tra le varie cose, ma sono qui a caso. Ma sono qui per parlare di riflessioni, di reflection. E sono partito dalla definizione, ho deciso di partire dalla definizione di riflessione e da lì volare un po'. Vabbè, la prima definizione è quella che noi conosciamo, appunto quella dell'effetto della luce, no? Che batte su una superficie e è specchiante, quindi no, può essere anche uno specchio o l'acqua, una pozza d'acqua, eccetera, eccetera, e riflette, e appunto reflettere, no? Piega e rimanda la luce. Un'altra indicazione invece di carattere medico, no? I riflessi, quindi che, in qualche modo quando un medico ci dà un colpo sul ginocchio col martelletto, noi abbiamo una reazione e che in qualche modo è reflettere, cioè riflette l'azione. Oppure riflessione come momento di pensiero, considerazione. In realtà tutti questi tre elementi hanno un elemento secondo me in comune, cioè che è fuori dalla nostra volontà. Perché? Poi entriamo a parlare anche di altre cose, ma volevo partire da lì perché in realtà poi mi lego a quello che faccio. Perché il riflesso della luce in realtà non è, come dire, non riusciamo a guidarlo, è qualcosa che in realtà ha un elemento di improvvisazione, esattamente come il riflesso fisico del martelletto è assolutamente nella sua definizione, oltre la nostra volontà, la nostra reazione non è volontaria e a mio avviso potremmo anche dire, prima della considerazione, della riflessione dal punto di vista filosofico del pensiero, è anche un mettere insieme, poi come fossero delle apparizioni di elementi che noi andiamo, usando una frase che amo molto di uno scrittore inglese del secolo scorso, di Forster, a casa Howard, lui dice che la cosa importante è connettere. Quello che noi facciamo attraverso, diciamo, la riflessione è una connessione di elementi. Perché parto da questo e quindi torno a bomba sul mio elemento, che è appunto l'ombra. Vedo se... Quello sotto, questo. Ovviamente si è bloccato. Ecco. Comunque questo qua per andare avanti. Questo qui sotto, questo qua. L'ombra, no? Per l'elemento principale, no? Che mi viene in mente col mio lavoro, con quello che faccio io, della riflessione è l'ombra. Io faccio teatro d'ombre da 30 anni, è nata questa compagnia insieme a Cora De Maria e Genaro Mendes Jazz nel 94, quindi siamo grandi, è nata legata al Museo del Cinema, quindi c'è una parentela, le ombre sono un po' i nonni del cinema. L'allora direttore del Museo del Cinema, Paolo Bertetto, sosteneva appunto che il cinema muore nel 1927 quando nasce il sonoro, quindi come dire, un'idea molto, molto forte e in qualche modo lui si era un po' innamorato del nostro modo di fare le ombre. La sperimentazione dell'ombra, l'ombra è appunto se noi prendiamo una qualsiasi fonte luminosa, noi proiettiamo contro un muro, otteniamo un effetto di ombra. La cosa interessante dell'ombra è che in qualche modo rappresenta, come diceva Guido Ceronetti, un qualcosa di nostro, no? Per Ceronetti era l'anima dell'oggetto, in qualche modo anche Jung in qualche modo dice delle cose del genere. Noi viviamo con le ombre, l'ombra ce l'abbiamo sempre, a meno che siamo in uno spazio dove non esiste la luce, quindi nel buio totale, nella notte, ma anche con la luna noi abbiamo l'ombra, l'ombra ci accompagna, l'ombra è stata nella letteratura sempre un elemento fortissimo, la vendiamo al diavolo, ad esempio, come l'anima. Quindi avvicinarsi all'ombra per noi è stato non, come dire, un'idea di avvicinarsi all'inconscio, a provare a raccontare qualcosa che aveva a che fare con il lato oscuro
E soprattutto lavorare non solamente in un modo tradizionale con silhouette, eccetera, quindi, ma lavorare con i corpi tridimensionali e lavorare con la riflessione. La riflessione è qui si vede poco, ma comunque è un elemento interessantissimo, cioè lavorare appunto con una luce non diretta, ma che appunto essendo non diretta, noi non in qualche modo va contro, non va contro, ma comunque non guidiamo esattamente con la nostra volontà. C'è un elemento di improvvisazione, di magia che la luce da sola fa. Tu puoi muovere uno specchio, tu puoi fare una serie di azioni, ma in realtà quello che viene fuori in realtà non è assolutamente del tutto guidato. E questo è un aspetto anche affascinante, no? Di questo rapporto, un po' come nella riflessione del pensiero, dove noi in qualche modo mettiamo insieme, abbiamo delle epifanie di momenti diversi e poi che andiamo appunto a connettere. L'ombra, per noi, insomma, per me, serve un po' per, appunto, dicevo, raccontare il non detto, regolare l'aspetto oscuro. Non tutto, per esempio, è possibile raccontarlo attraverso le ombre, proprio perché c'è una specificità dell'ombra che entra in modo prepotente dentro alla narrazione. Io faccio per esempio teatro d'opera, altro lavoro che faccio regia d'opera, e spessissimo uso, sovente uso il mondo delle ombre, ma cerco di usarlo non come, come dire, semplicemente un contesto di immagini, ma bensì come una sorta di approfondimento di quello che sta accadendo sul palcoscenico, come se noi potessimo raccontare, andare a costruire un secondo piano narrativo rispetto a quello dell'azione che c'è sul palcoscenico, e l'ombra in qualche modo ha questa capacità, no, di svelare e di raccontare, con una particolarità dell'ombra nera, esiste anche l'ombra bianca, magari poi vi dico che cos'è, dell'ombra nera che ha sempre attorno al concetto di, torniamo al concetto di riflessione, ma in senso metaforico, è un aspetto a mio avviso molto interessante, nel senso che l'ombra nera in realtà ha una potenzialità empatica nello spettatore, che ha voglia ovviamente di lasciarsi guidare, lasciare entrare nel mondo dell'ombra, proprio perché è uno stato di buco nero che noi, pubblico, noi che guardiamo, noi che vediamo, riempiamo in qualche modo attraverso un nostro immaginario di colori, di forme. Questa barca è sì una barca, però in realtà nel momento che noi la guardiamo in modo, a mio avviso, profondo, magari anche inconscio, in realtà ci troviamo dentro degli elementi che sono nostri, no? E quindi questo secondo me è una delle forze del teatro. Ovviamente porto l'acqua al mio mulino, questo. La riflessione, che la riflessione è uno dei, questo è di Don Enea, un'opera di Purcell che noi abbiamo messo in scena, e questo voglio farvi arrivare. Ecco, questo è esattamente l'uso della riflessione nell'ombra. Questo è uno specchio per un fotografo, che si usavano tantissimi anni fa, una lastra, su cui noi proiettiamo una luce e la luce viene riflessa su uno schermo e si ottengono, adesso non abbiamo, non ho messo un video, ma si ottengono degli effetti particolarissimi, nel senso che diventa una specie di grande ragnatela che ingloba la figura femminile in questo caso. Questo è un altro effetto che il teatro d'ombre fa. Sono tutti effetti che in realtà fatti in modo assolutamente artigianale, sembrano fatti a computer, in realtà è semplicemente attraverso un gioco di specchi che noi arriviamo a ottenere questi tipi di giochi. Questo è l'Orlando Furioso, è stato andato allo stabile quest'anno ed è un effetto della battaglia. Quindi la riflessione, che però appunto, tornando al teatro d'ombra, appunto, diventa questo. Come dire, un gioco a specchi, no? In qualche modo, nel senso che si aprono un po' delle porte come fossero delle scatole cinesi, e un'immagine ci riporta a un'altra immagine che magari è nostra semplicemente, non è un'immagine
come dire, raccontata dallo schermo, raccontata dal mondo delle immagini. L'ombra in questo è tutto il gioco di riflessioni delle luci ha, secondo noi, questa capacità, no? Di riuscire a aprire dei varchi, no? nel racconto. Nell'opera, dicevo, io la uso, per esempio ho fatto quest'estate una Ida e tutto il gioco delle ombre che ho utilizzato non era tanto per ricostruire il mondo egizio, ma quanto per tentare in qualche modo di raccontare a livello psicologico quello che stava succedendo, quindi fare un secondo piano narrativo, non so se ho messo qualche immagine, ma un secondo piano narrativo, no, continuo a fare, questa è un'immagine di Aida, no. Non è finita, torna indietro, forse. Ecco, sì, che appunto aveva questa possibilità, no? L'ombra quindi ha questo aspetto, no? di essere qualcosa che ci accompagna e ci guida in tutto quello che noi facciamo, quando diventa teatro diventa questa possibilità. Come l'ho scoperta, come è avvenuto questo contatto con l'ombra, per me è avvenuto a Bali, quando ho visto per la prima volta il teatro d'ombre balinese, il Wayang Kulit, tanti anni fa, anzi a Java, esattamente a Yogyakarta, e ero abituato, come tutti noi spesso conosciamo, il teatro d'ombre fa parte del mondo dell'infanzia, quindi è spettacolo per bambini, che racconta un po' come fossero delle figure di Pulcinella, Arlecchino, Colombina in qualche modo. E invece il teatro d'ombre balinese e giavanese ha questa, per me è stato allora, più di 30 anni fa, una rivelazione perché raccontava i miti, raccontava i grandi miti fondanti della cultura orientale, indonesiana, indiana, ma con un altro elemento che è curioso e interessante è che all'interno del racconto del Mahabharata, Gilgamesh, eccetera, c'era anche la quotidianità. Cioè il narratore, l'ombrista, il maestro ombrista, in realtà intersecava in qualche modo la vita della comunità locale, le storie, gli amori, le morti, i matrimoni, con la storia, con il mito. E questo rendeva, come dire, ovviamente io non capivo il testo, però ce l'hanno spiegato, me l'avevano spiegato, me l'avevano raccontato, avevamo la fortuna di avere una specie di traduttore, un po' quasi simultaneo. E questo, come dire, dava un elemento in più, no? della capacità narrativa di questo, e di affascinazione e suggestiva di questo teatro. In più, questo ovviamente non è più possibile, non è per noi ovviamente no, la fruizione del teatro d'ombre era assolutamente magica. Io mi ricordo, sono arrivato in questo posto sperduto, piccolissimo, a Georgia, e c'era un'orchestra di gamelan, perché appunto si faceva con l'orchestra di strumenti a percussione intonati, con queste scale pentatoniche, quindi una musica completamente diversa, ma affascinantissima, bellissima, tutto di percussioni, non ci sono strumenti, forse uno strumento a fiato, tipo una specie di flauto, oboe, ma tutto il resto è percussioni intonate e non, un telo, e noi pubblico di bianchi che stavamo dall'altra parte del telo a guardare, ma ci siamo accorti che eravamo entrati dentro una dimensione narrativa e magica completamente nuova. Tutti i giovanesi locali che non potevano pagare il biglietto, non volevano, potevano pagare probabilmente il biglietto perché era una cosa anche un po' turistica, ovviamente, stavano dal di qua e noi stavamo dall'altra parte del telo. E c'erano due modi di guardare questo spazio e questa narrazione, ma che sono i modi di guardare il teatro giavanese, il teatro balinese antico. Da una parte stanno gli uomini che non vedono le ombre, ma vedono le ombre che proiettano un'immagine, perché vedono le marionette che sono dipinte, lavorate, elaboratissime, e vedono l'orchestra. Dietro il telo stanno le donne. Questa è la solita anche divisione che il teatro dai tempi greci, ma anche da prima, no? Che mantiene questa duplice, no? spazialità
spazio sacro dove ovviamente in un mondo dove il patriarcato è dominante, separa e le donne non potevano entrare nello spazio scenico, lo sapevano benissimo, no? Fino al teatro elisabetiano, Ofelia, Desdemona erano giovinetti che recitavano, non potevano essere le donne a recitare sul palcoscenico. Ebbene, noi ci siamo trovati a vivere a livello sociologico e antropologico, di fatto dentro veramente a quel mondo, e stando dall'altra parte, vedendo ciò che vedevano le donne, noi come pubblico bianco che è pagante, ma in realtà vedevamo però una cosa in più, cioè è l'aspetto della magia che secondo me c'era. Dalla parte dove non c'erano gli uomini, loro vedevano gli oggetti reali, vedevano le sagome dipinte, vedevano l'oro, l'argento, il rosso, dei materiali. Dall'altra parte noi quello non lo vedevamo. Ma avevamo da parte nostra la fantasia, la capacità di inventare e dare noi un colore a quel mondo di immagini. Per me è stata una rivelazione, un modo di dire, avvicinarsi a un teatro, insomma, io ho fatto teatro fin da neonato, ma completamente nuovo, che in qualche modo mi ha veramente così aperto dei nuovi file. E curiosamente i tre componenti della compagnia, Genaro Melendres e Cora De Maria, hanno avuto la stessa esperienza, abbiamo in anni vicini ma diversi, del teatro balinese. E da lì è partita questa folle avventura di entrare, no? Nel mondo dell'ombra. L'altro aspetto dell'ombra, perché il nostro tipo di teatro e l'idea di teatro che a me piace è un teatro per adulti, non è un teatro per bambini, è un teatro che in qualche modo rivendica, no? La possibilità di unire un tipo di narrazione che storicamente, almeno in Italia, all'estero no, all'estero c'è un grandissimo elemento di sperimentazione, in Italia c'è stata decisamente molto meno, ma che unisce questo momento, diciamo, chiamiamolo infantile, della fascinazione, del mistero, del rimanere a bocca aperta di fronte a un'ombra che vola, di fronte a un corpo che si trasforma, e dall'altra parte appunto la potere, quindi raccontare delle cose invece importanti, raccontare delle cose, delle storie con la S maiuscola. Da questa nostra follia è nato un festival, faccio un po' di pubblicità, ma insomma, ho il permesso da un festival di teatro di figura per adulti che quest'anno compie 31 anni, che si chiama Incanti, che si svolge a Torino e che porta avanti questa idea. È nato con questo progetto di fare un primo festival, forse o secondo, insomma, in Italia, che aveva l'idea di fare un teatro di figura, quindi marionette, barottini, burattini, ombre, teatro d'oggetti, eccetera, per adulti, che può raccontare i grandi temi. Quest'anno noi raccontiamo con un titolo, come dire, diciamo, un po' che gioca su Figuriamoci il futuro, diciamo, cerchiamo di raccontare in qualche modo il contemporaneo, quindi raccontiamo le guerre. Raccontiamo la guerra attraverso le parole di Eschilo, ma attraverso la carta, un teatro che è molto vicino al pop-up, no? Che si trasforma. Raccontiamo il problema del clima, con uno spettacolo che usa invece il cinema, l'immagine, il microcinema e l'oggetto e la proiezione. Una compagnia tedesca, francese, inglese, un misto, che fanno un microteatro su un piccolo spazio che viene ripreso e riproiettato. E quello che uno vede vedendo le mani, cioè quindi c'è un aspetto artigianale che poi nella proiezione diventa altro. Oppure, raccontavo a delle amiche prima, un musicista matto, come un cavallo, una specie di elfo belga che insomma da anni conosciamo, si chiama Max van der Vorst, un musicista strepitoso che quest'anno suona il ghiaccio. In uno spettacolo dedicato, se lo dedico così, poi non è che dedicato però a Nathan Van Kyoto, si chiama il spettacolo, che è sui protocolli di Kyoto del 1997, che sono stati sempre in qualche modo disattesi, ovviamente lo sappiamo, e lui farà una performance in cui suona, ma una parte dei suoni sono i ghiacci che si sciolgono, che contengono delle biglie, che contengono delle palle di vetro che cadono nelle pozze d'acqua, che questo suono viene rielaborato e trasformato. E questo è, diciamo, in senso metaforico il gioco, no, della riflessione da cui siamo partiti all'inizio, no? Per me è un po' questo, cioè che è il gioco che ci fa riflettere, ma è anche riflessione, no? È riflessione tecnica, come della luce,
ma anche riflessioni a livello del nostro pensiero che ci fa. E quindi è questo aspetto, lo sostengo io, magari è del tutto opinabile, però questo aspetto, no, del combinare insieme l'elemento, chiamiamolo tra virgolette, infantile, no? Magico, della fascinazione, quindi di ritornare in qualche modo piccoli e quindi di recuperare la sfera dello stupore, ma unito a tematiche importanti, grandi, ci dà una diversità, come di approccio, e in qualche modo, forse le esagero, ma diventano ancora più nostre, cioè diventano le capiamo a livello empatico, non solamente intellettuale, ma le capiamo quasi a livello fisico, perché la luce è un elemento, qualcosa di fisico, no? Che in qualche modo ci riporta a questo elemento, no? della fisicità. Certamente come la musica, però l'ombra ha questa magia dell'essere effimero, intangibile, intoccabile, no? Concludo con un altro aspetto dell'ombra che trovo fascinante. C'è un testo di Civati pubblicato dal Feltrinelli sull'ombra, che lui apre, e questo è un saggio anche tecnico della storia dell'ombra, attraverso i romani, i vari anche modi di contare il tempo, quindi dalle clessidre fino alle meridiane. Lui dice, apre il libro con un suo ricordo che mi sembra, cioè, per me è sempre, come dire, affascinante e interessante. Lui ricorda, siamo negli anni 90, a Parigi c'era una grande, era stata annunciata un'eclissi di luna. Lui era in una casa molto bella dove c'era un grande terrazzo e quindi si prepara a vedere questa eclissi di luna. C'era una notte stupenda, perfetta, non c'era ancora troppo inquinamento luminoso, per cui era possibile vedere, godersi bene questa eclissi di luna, e avviene l'eclissi di luna e lui scopre una cosa, e questo è anche, come dire, un po' il potere dell'ombra, vede, quindi c'è tutto aspetto magico, questa luce che sparisce, questo bianco che poi è la poesia, cioè leopardi, tutto quello che vogliamo, no, di rimandi per noi, ma vede per la prima volta e si rende conto, questo è Civati che ci racconta, che cos'è la luna, una grande pietra grigia in cielo. Quindi l'ombra ha anche questa capacità di svelare, no, altro da sé. Quindi c'è certo la fascinazione, ma anche come fosse un togliere, no? E lui dice questa cosa, secondo me molto interessante, che per la prima volta vede la luna per quello che è, non la luna attraverso la letteratura, la magia, tutto quello che noi conosciamo e che per noi è quella nel vissuto abituale, ma attraverso l'eclissi di luna la vede come una grande pietra grigia che ci sta nel cielo, e quindi il potere, come dire, di svelare e di farci conoscere, che anche secondo me è questo dell'ombra. Mi fermo, però devo stare dentro dei tetti.